Buonasera a tutti, l'Home Page Festival vi dà il benvenuto. Questo è il nostro festival fatto da ragazzi che quest'anno ha aggiunto un programma culturale a quello che già c'era, che è la presentazione dei libri. Questa sera abbiamo ospite Alvaro e Samuele l'editore, e si presenteranno le loro poesie, quindi grazie per essere venuti a tutti e buon ascolto. Buon lavoro, grazie. Buonasera e benvenuti alla presentazione di Fulmini e Cotone di Alvaro Battaglia. Siamo, diciamo, onorati, e vabbè, lui è già andato via, però siamo orgogliosi e onorati di essere qui quest'anno, perché la Home Page Festival, come associazione lo saprete, è molto attiva a livello musicale, ben strutturata ed è capace di grandi momenti sul territorio. Da alcuni anni si sta aprendo anche le conferenze, infatti sarà una conferenza sul poker. Quest'anno, in realtà doveva già essere l'anno scorso, però per un problema di pioggia abbiamo dovuto slittare quest'anno. Quest'anno la Home Page Festival apre alla letteratura, alla poesia in particolar modo, e noi ci diciamo particolarmente contenti di poter affiancare questa scoperta della poesia sul territorio, qui a Udine in particolar modo. Udine è un territorio di grandi autori, perché abbiamo Marina Giovannelli, abbiamo Ludovica Cantarutti, abbiamo grandi autori che però non trovano un riscontro a livello di eventi per quanto riguarda la letteratura, la poesia. Ci sono nei paesi limitrofi vari fiere itineranti, però in realtà Udine come città non ha un centro che promuove. Per cui questa azione dell'Home Page Festival rappresenta veramente un'innovazione aspettata. E noi, come appunto casa editrice, siamo contenti di essere in prima linea per scoprire con voi che cosa sono gli autori locali e non. Avremo qui al Home Page Festival qui a Udine tre appuntamenti, 5, 19 e 26, con autori non solo locali. Oggi abbiamo Alvaro Ballardi di Cavasso Nuovo. Il prossimo appuntamento sarà con Guido Cubani, le felicità. Guido è di Pordenone ma vive e lavora a Trieste. Il 26 avremo un autore olandese che però vive da molti anni. Alvaro Ballardi, il libro Fulmini e Cotone, è un libro che si muove su due direzioni parallele, in qualche modo differenti, l'italiano e il dialetto. Il messaggio, la comunicazione è sempre la medesima. Il modo di dire, la coinese, si può dire, è differente e in qualche modo rappresenta il legame con il territorio. Un legame che lo stesso Alvaro, nel volume in nota, ha voluto specificare che è molto forte. Alvaro è ritornato questo territorio con una precisa volontà, che dopo Alvaro ce ne parlerà. Una volontà che vuole essere in piena tendenza, in piena linea, in accordo con ciò che è in qualche modo il movimento, uno dei movimenti di punta della letteratura italiana. Sappiamo infatti che il territorialismo, non voglio dire provincialismo perché ha sempre una connotazione un po' negativa, ma questo legame col territorio è una delle corsie preferenziali della poesia in un solo. Ricordo due giorni fa una trasmissione di Monica Setta, se non sbaglio, estate su Rai 2, era un programma di intrattenimento sulle estati passate. C'era Mauro Corona che parlava dell'estate nelle montagne pordenonesi. Questo per dire che questa attenzione al territorio è molto forte, non solamente qui e non solamente perché oggi noi abbiamo scelto questo tipo di dialogo, ma anche perché è una realtà nella letteratura contemporanea italiana molto forte, molto rappresentativa. Dicevo che l'Home Page Festival apre alla poesia quest'anno. In particolar modo noi abbiamo studiato una formula un po' particolare. Avete presente, faccio un esempio musicale, i concerti di apertura, i gruppi di apertura ai concerti. Ecco, le presentazioni dei gruppi sono una sorta di apertura alle conferenze. Questo per dire che la conferenza che alle 7:30-8 ci seguirà sarà sul poker, sull'azzardo. Per cui con Alvaro abbiamo deciso di impostare in maniera trasversale questa presentazione. Ovvero parleremo dell'azzardo, nella vita, nell'amore e nella poesia, proprio sulla base di questo argomento. Faremo delle domande, la presentazione sarà una sorta di intervista ad Alvaro. Per introdurre questa intervista
apposta, però vorrei leggervi un piccolo estratto dalla prefazione. La prefazione è pure di Giacomo Vitti. Giacomo Vitti, molti di voi sapranno, è un critico e poeta di punta nel Friuli, ha creato il gruppo Majakovskij, che suona continuamente poeti di grandissimo rilievo, sempre in dialetto. Giacomo Vitti afferma questo nella sua prefazione. Il titolo di questo che possiamo definire tranquillamente un canzoniere è una spia della sua articolazione, che si polarizza tra l'irruenza, la lacerazione, l'imprevedibilità dei sentimenti, i fulmini, dal titolo Fulmine Codone, e la pace, o meglio la tregua, il rassicurante calore umano, il codone. E fra questi due estremi si collocano situazioni intermedie, delle zone franche da cui osservare non senza stordimento ciò che accade. Quindi uno spazio fra due opposti, nei quali l'autore, il poeta, osserva il mondo. Ora vorrei fare un riferimento, permettetemi di fare un riferimento a un filosofo che io amo moltissimo, Blaise Pascal, un filosofo del Settecento che era uno dei più grandi geni sostanzialmente, non era soltanto filosofo ma anche matematico, la teoria delle coniche l'ha scoperta lui, per dire. E Pascal ha, come probabilmente saprete, scritto Pensesi, Pensieri, e ha teorizzato un concetto molto importante, proprio la scommessa. Noi adesso tratteremo questa scommessa prescindendo dal suo valore religioso, che in realtà poi Pascal parla di una scommessa sulla religione, cioè scommettere su Dio, sul credere in Dio è conveniente. Noi lasceremo perdere questa valenza religiosa, perché alla fin fine la dinamica della scommessa è sempre la medesima. Come funziona con il poker, così in qualche modo funziona anche nella filosofia. Questo perché Pascal afferma che ci sono delle caratteristiche, dei dati fondamentali che costituiscono la scommessa, l'azzardo, ovvero ciò che si scommette. Noi sappiamo cosa scommettiamo e ciò che noi vorremmo vincere, guadagnare scommettendo. Pascal afferma in maniera estremamente interessante che la distanza, lui parla proprio di distanza fisica, tra la certezza, ciò che io scommetto, io so, io conosco e metto in gioco, tra ciò che io metto in gioco e ciò che mi aspetto di vincere o di perdere, è una distanza finita, in qualche modo minima, non è molto grande, non è infinita. Di contro, la distanza tra la certezza di vincere la scommessa e la certezza di perdere la scommessa, quindi l'out-out, in realtà è infinita. Di tutto questo discorso, quello che mi interessa sottolineare è che il filosofo Pascal parla di una distanza, di uno spazio che esiste tra ciò che io scommetto, ciò che io metto in ballo, e ciò che mi aspetto di vincere, tra ciò che io vincerò e ciò che io potrei perdere. È sempre uno spazio, ed è lo stesso spazio probabilmente, anzi io ne sono convinto, di cui parla Giacomo Vite quando parla della poesia di Alvaro Ballar, dicendo che vi sono due estremi, il fulmine e il cotone, e dentro questi due estremi c'è questo spazio nel quale l'autore guarda il mondo, guarda e lo dice. Allora, in relazione a questo discorso, a questo spazio, in relazione agli opposti che ci sono nella tua poesia, che ne è intrisa, cos'è la scommessa, insomma, della tua poesia? Su cosa hai scommesso? Beh, io partirei dal ringraziamento ai presenti, perché è doveroso, e ringrazio intanto di essere qui, anche tu non mi sei assolutamente. La scommessa è un po' difficile dire cosa possa identificarsi nel termine scommessa. La scommessa, come dicevi tu, può essere vista sotto tanti punti di vista. Per me questo libro, la scommessa, già il fatto di esporsi con delle poesie, quindi con, diciamo, con l'aspetto più profondo che uno di noi ha e che riesce a esprimere il punto della poesia, è già una scommessa, sta lasciando le scommesse che ognuno di noi ha nella propria vita, quindi vinte, perse, non è quello il discorso che voglio affrontare. Il discorso che voglio affrontare è proprio dire: io in mano ho una scommessa vinta, perché l'esporsi tramite
delle poesie, quindi raccontare qualcosa di sé, anche dell'aspetto più intimo che noi abbiamo, e quindi anche, tra virgolette, porsi nella posizione di essere criticato, di essere compreso, di essere apprezzato, di essere anche disprezzato, perché non tutti magari hanno la benevolenza di avere una buona critica nei miei confronti comunque riguardo alla poesia. Già questo, a mio avviso, è scommettere. Considerando anche il fatto che, come sai bene, io non sono un amante della lettura poetica. Quello che ho scritto senza avere alle spalle una cultura poetica che mi permettesse di dirigermi su una certa tendenza o meno, su un certo stile o meno. Io quello che ho scritto l'ho fatto perché mi piace scrivere, cerco di esprimere quello che sento, ancora di più dunque in questo caso è una scommessa azzardata, perché di solito chi scrive alle spalle ha già, diciamo così, una base da cui si parte. Senza aver letto è difficile poter scrivere, almeno da quello che mi si dice in poesia. L'azzardo è stato tale, complicando neanche un sforzo l'azzardo, perché ho voluto proprio quasi non avere influenze, quasi non voler essere indirizzato verso un certo stile, verso un certo scrivere. Quindi ho provato, e anche grazie poi al tuo aiuto, visto che sei nell'ambiente, su questo libro, e speriamo che lo scoprire possa essere vinto. Questo è molto interessante. Sapete che pubblicare etimologicamente significa portare al pubblico. In realtà molte volte si intende la pubblicazione come un punto di arrivo, come un risultato, invece soprattutto all'interno della Assemblea Editore, e sono molto contento di poterlo ritrovare poi nell'autore, nel mio autore, la pubblicazione è il punto di partenza, appunto è l'azzardo, cioè il portare il sé in una confezione che è il libro agli altri e dire cosa ne pensate, cercando un confronto, perché poi è dal confronto che nasce sostanzialmente la crescita e nasce anche in qualche modo la poesia futura. Un'altra domanda, rispetto ai dati che compongono la scommessa, quindi ciò che si scommette, ciò che si spera di vincere, ciò che si può perdere e ciò che si può vincere, in relazione a questi dati, dimmi secondo te questi estremi. La tua poesia è piena di estremi, dal titolo abbiamo visto fulmini e cotone, ma abbiamo anche termini come speranza, illusione, vittoria, sconfitta. Dunque, la vittoria e la sconfitta, la speranza e l'illusione, cosa sono? Sono ciò che scommetti, sono ciò che puoi vincere, sono ciò che puoi perdere, cosa sono questi estremi così preponderanti nel tuo dire, nel tuo etico? Beh, quello che è trasmesso dal libro è sicuramente quello che ho vissuto, quello che vivo. Quindi diciamo che sono degli opposti, insomma, delle situazioni trasmettono quanto io ho vissuto la mia vita, le situazioni che ho vissuto la mia vita, di conseguenza diciamo che dici bene tu, nel senso che quello che ho vinto, quello che ho perso, di solito nella vita, almeno la mia piccola esperienza, si vince poco e si perde tanto, ed è già qualcosa riuscire a vincere. Il fatto di poter scrivere quello che sono riuscito a perdere, perché l'esperienza quotidiana ci insegna che anche nelle piccole scelte noi siamo costretti a poter scegliere, e quello che scegliamo poi ricade, perché alla fine la scelta vuol dire anche un sinonimo di assunzione di responsabilità, se vogliamo. Di conseguenza, se io scelgo, posso, anzi so già di partenza che quello che scelgo io il risultato sarà a mio carico, sia nell'aspetto positivo sia nell'aspetto negativo. Quindi diciamo che, per rispondere alla tua domanda, quello che può trasparire è vissuto
è il divenio anche. Non è una sconfitta, non è una vittoria, è però una potenziale, sono delle potenziali vittorie e sconfitte che ancora io vivo e magari ho anche vissuto. E riuscire a trasportare all'interno di un libro e di carte è già un passo importante. E secondo te qual è la, in relazione anche al libro, anche se questa è una domanda che probabilmente potrebbe sponsorizzare anche questo altro, qual è la vittoria più auspicabile? Tu parli di vittorie, di sconfitte, ma dimmi la cosa massima, il massimo che uno può auspicare come vittoria, in relazione alla scommessa, la scommessa del libro e quindi anche la scommessa dello scrivere. La scommessa più grande è già riuscire a fare la scommessa, secondo me. Perché al giorno d'oggi si è quasi, diciamo che la società già ti impone tante cose, ti impone stili di vita, ti impone pensieri, modalità proprio modalità di vivere. Se noi guardiamo, pensavo proprio l'altro giorno, chiacchierando con mio fratello, parlavamo proprio delle mode. Sono degli abiti, guardavo proprio, scusate signorina se prendo in considerazione, ma degli abiti che magari messi quest'anno, 2 anni fa non si erano messi perché erano proprio al di fuori del contesto, al di fuori della moda. Nessuno si sarebbe sognato di azzardare tanto o anche di abbassarsi tanto, perché bisogna anche vedere come ti impongono o come ti suggeriscono di investire. Secondo me anche è un abbassarsi al seguire determinate mode. Ecco, già lì, già scegliere magari di non far parte del comune pensiero, è già una scelta che ti espone a un rischio, quello di non essere accettato, tra virgolette, quello di essere uno sfigato volendo, perché non ti conformi a quello che potrebbe essere, a quello che è il pensiero comune, il sentire comune, il vestirsi comune in questo caso. Quindi ecco, una scommessa è già il fatto di poter decidere, è già il fatto di poter scommettere anche su se stesso, perché se io non mi omologo rispetto a quello che è l'omologazione che ti viene imposto, è un brutto termine, però che ti viene proposta, e poi tu sai bene che se non accetti non ti viene proposto, un po' messo da parte. Ecco, di conseguenza già poter decidere che è una grossa scommessa, poter anche dire io non mi allineo, anche nelle piccole cose, ma può essere appunto vestito. Questa riflessione porta sostanzialmente per una fuga a un'altra domanda. Quindi nella vita, adesso prescindiamo un po' dal problema, nella vita quindi la scommessa, l'azzardare, ma lo scommesso lo pone come una sorta di risultato. La scommessa è un'esigenza, un diritto, un dovere, oppure si può rimanere anche in una sorta di limbo in cui non si sceglie nulla. Non scegliere nulla è facile, perché lasci che gli altri scendano per te, o comunque ti poni una situazione in cui dici vediamo come vanno le cose, forse vanno bene, forse vanno male, però io non prendo assolutamente responsabilità, non si parlava prima. Tu dici diritto, se tu diritto, poi cos'è c'è una dovere? Diritto dovere. Diritto poco dovere. Beh, diciamo che è un'esigenza quella di poter scegliere e di poterci scegliere. Diciamo che dovendo catalogare la possibilità di fare la scommessa, potrebbe essere diritto. Io ho diritto di poter pormi sulle cose, sui vari argomenti, sulle varie decisioni e scegliere. Prenderò ovviamente tutte le conseguenze del caso a mio carico, le responsabilità. Le responsabilità di cui discutevamo prima, anche perché se vedo un po' in giro la responsabilità è una cosa a cui tanti rifugono. Sì, in cui la deresponsabilizzazione è ormai naturale, normale. Qui abbiamo parlato di una sfera esistenziale, di vita. Diciamo che può essere un diritto, visto come un diritto, però anche un diritto quello di dire
lasciamo che accada e vediamo come va. Io non scommetto, posso benissimo anche porre su questo piano. Non scommetto, può darsi che mi porti bene, può darsi che mi porti male, non è una cosa che io voglio dare, quello di non azzardare. Però pensando un po' a, detto un po' presente, pensando a me, se io devo prendere in carico dei risultati, è preferibile che li abbia scelti io, che siano positivi, che siano negativi. Diciamo che il bordo come diritto implica che nel momento in cui uno non sceglie, pochissimo che si rispetta tutto e tutti, ma non sceglie, come dici tu, obbliga l'altro, qualcun altro perlomeno, a scegliere per te, per cui si lede il diritto altrui, quindi diventa una sorta di dovere che altrimenti viene. Cioè, sai, non tutti sono nella possibilità di poter scegliere, cioè di poter fare l'azzardo, di poter fare la scommessa, perché bisogna avere anche la libertà di poter scommettere. Il prefatore Giacomo Vic parla del tuo libro come di un canzoniere d'amore. Nell'amore, l'azzardo, la scommessa, che cos'è? Sempre dovere, diritto, si può non scegliere nulla? Beh, se tu pensi, tutti noi sanno già, la vita è incasinata, io penso che l'amore sia un aspetto per me incasinato rispetto alla vita, o che fa parte della vita. Cioè nel mondo perfetto, cioè del dovrebbe essere, l'amore dovrebbe appunto essere una situazione tale in cui io incontro una persona, mi innamoro, condivido con lei tutto il percorso. Io sinceramente non ho ben chiara l'idea da questo punto di vista. Sì, è proprio quello che dice, perché c'è la signora che quindi... Sì, sì, beh, ma... probabilmente lo sa anche lei, lo sa anche lei, nel senso che proprio a livello di teoria, se ci si pensa un po', l'amore dovrebbe essere una cosa, un percorso. Io vedo i miei nonni, come tutti noi probabilmente guarderanno, ha visto i propri nonni partire, vivere una vita e morire insieme. Adesso purtroppo non è più così, perché tu vai su internet, hai la possibilità di iscriverti ai vari blog, la possibilità di trovare tanta gente, la possibilità quindi di cercare delle avventure semplici che potenzialmente possono essere devastanti, a parte per te stesso ma anche per la coppia. Quindi io vedo che, in poche parole, la base che dovrebbe essere la base di una coppia, la fedeltà non è più la base di una coppia, quindi molti si lasciano andare a facili avventure che possono minare un rapporto. In poche parole, trovare la persona giusta nell'amore è come vincere su una lotta per stare bene, però è scommettere sia sull'altra persona che anche su noi stessi, perché se tu ci pensi, io con questa persona devo crescere, devo fare un percorso, quindi le altre distrazioni, dovere un'etica tale, una morale tale, anche se sono parole un po' grosse, se ho la distrazione devo prendere e mettere da parte, perché è troppo semplice andare dietro le distrazioni e andare tutto l'aria. Alla fine diciamo che, per fare un sunto, l'amore è un settore complicato, chiamalo settore sotto insieme della vita molto complicato, in cui c'è una scommessa non solo sulla persona che io andrò a incontrare qui in conto, ma anche su me stesso, perché è un crescere, no? Un crescere comune è come un terreno minato dove però ci sono le mine abbastanza evidenti, devo essere io bravo a non pestarle affinché non ci sia un'esplosione mentale che può devastare tutto, anche se sarebbe facile e semplice buttarsi sulle mine, però alla fine, una volta che sei esploso, salti in aria per pochi secondi, sei contento, poi però ritorni a pezzi sul terreno. Insomma, è una visione un po' dura in qualche modo della un po' dura, però se tu guardi, pensiamo a quante coppie giovani, io vedo tanti amici che sono sposati, felici e contenti, e prima dei 30 anni sono separati, e non è, sono casi parecchio diffusi. Mia nonna nella sua piccola
cioè il suo piccolo, si chiama cultura della norma, chiamava così, una volta si diceva si facevano più sacrifici, si cercava di essere più uniti, però si andava avanti, si cercava di portare avanti un percorso, e se poi qua non si può tirare fuori mille sfaccettature, però una volta io la vedo un po' così perché l'amore è una scommessa, però se ecco dire scommessa dell'amore è un po' come tirare i dati, forse è un po' troppo usare il termine scommessa in questo ambito, è scommessa ma è anche scelta, quindi diciamo che siamo in una situazione che io ti ripeto faccio ancora fatica a inquadrarla bene per come la vedo io. Bisognerebbe appunto sapere, essere consapevoli che il percorso dicevo prima pieno di mine, riuscire a provare quanto meno saltate, poi non sempre si riesce. Ripeto, una visione un po' duretta, io vabbè ci posso dire se vorrei buttare questo discorso e poi ne parleremo anche per il pubblico se vorrete arrivare delle note, la vedrei in maniera un pochetto più semplice, nel senso che la scommessa è la piacevolezza dell'amore in maniera molto più forte rispetto al passato. Parlando di nonni, io ricordo la mia di nonna che diceva ho incontrato tuo nonno, prima non lo volevo, poi lo volevo. Era molto semplice. Oggigiorno abbiamo è di una semplicità disarmante, però è affascinante perché richiude tutto questa formula. Oggigiorno abbiamo la possibilità, in maniera maggiore rispetto a anni precedenti, di scommettere. E proprio la scommessa diventa in qualche modo il fulcro, in qualche modo, dell'amore, come lo è di un libro, insomma, per dire. Andare in un negozio, cercare un regalo, un braccialetto, provare quel piacere che già sfiora l'innamoramento, anche se forse proprio il piacere di dire scommetto su questo qua, su questa cosa, su questo oggetto oppure su un altro, oppure proprio sarà una cosa completamente sbagliata. Tu dici ci sono degli ostacoli, io in realtà gli ostacoli non li vedo poi così forti e ti vorrei sottolineare che nemmeno nella scrittura, quella che tu fai emergere, è vero che ci sono degli opposti, però insomma la parte chiara, la chiarità in qualche modo prevale sempre, lo stesso prefatore dice che comunque ci sono degli slanci, no? L'ultima domanda, che è la classica domanda terribile che bisogna fare, però facendo un esame forte, senza frontoli, senza un giro di parole, abbiamo realmente facoltà di scegliere nella vita? Abbiamo l'azzardo, la scommessa, è una cosa che abbiamo realmente? Oppure, come si diceva prima, siamo a un livello in cui ormai sostanzialmente siamo guidati? In qualche modo, voglio dire, dalla classe dominante, voglio dire dalla classe politica, potrebbe essere il sistema, potrebbe essere la cultura, potrebbe essere anche il modo di pensare, di essere. La scommessa esiste oggi? Penso che sì, perché siamo sempre molto. Già si dice, non tornare al discorso di prima, che tante cose sono imposte. Poi c'è chi pensa che viviamo anche in periodi in cui la libertà di scelta o di decisione è un po' limitata. Io sono dell'avviso che si può scegliere, è molto difficile perché appunto ricade su chi opera una scelta, opera una scommessa, opera un azzardo, ricade la responsabilità di quanto ho scelto, però se così non fosse sarebbe un po' preoccupante il discorso. È già la possibilità di, anche nel piccolo, nella quotidianità, io proprio, cioè ci si trova tante volte in fondo un bimbo. Lavo i piatti, non lavo i piatti, discorso stupido, però se non li lavo io deve lavarli mia mamma. Allora, se li lavo io, mia mamma è, diciamo così, alleggerita da un peso. Mi sembra una scelta stupida, però una scelta che tanti dicono la farà mia mamma perché io sono appena arrivato dal lavoro, devo uscire con gli amici, devo fare questo, devo fare quello. Una scelta, un esempio magari molto terra a terra, molto banale, però è una scelta che si fa, è una scelta, non dico che sia una scommessa, è una scommessa perché se ci pensi posso scommettere sul benessere di mia mamma, oddio, una scommessa poi vinta perché so che mia madre sarà contenta del fatto che io avrò lavato i piatti, però dico questo per dire cosa? Per dire che ogni giorno noi siamo di fronte a delle scelte, che siano azzardate o meno,
questo può essere più o meno importante. Il discorso è che secondo me, tornando a quanto detto all'inizio, è meglio scegliere di sbagliare con la propria testa che magari lasciarsi trasportare e poi ritrovarsi sbagliati per andare a completare. È proprio semplice questo, noi vediamo su tanti settori. Poi ripeto, è un diritto anche quello di non voler scegliere. Di conseguenza, ecco, per rispondere alla tua domanda, io penso che c'è ancora margine di scelta.